ecco di nuovo il cane. Ciao. Il cane non si fida ancora di te. Cosa vuoi fare? Parliamogli ancora dolcemente. Vediamo se piano piano si fida. Kai. Sembra che il cane ora si fidi di te un po' di più. Kai. Il cane non cerca di fuggire. Sembra che tu gli piaccia, ma ha l'aria esausta. Forse affamato. Se gli porti del cibo adatto, un cane magari tornerà in forze. Una super crocchetta? Gli dai la super crocchetta. Il cane sembra felice. Aspetta, aspetta, dare la conferma però fa passare il giorno. Cavolo, avevo detto che volevo entrare, però così avremo lo sconto. È corso via in fretta, ora dovrebbe poter tornare a casa dal suo padrone. Ha esaurito la richiesta della volpe, andare da lui. Cavolo, io volevo entrare direttamente però a sto punto. Beh, così ci guadagno due volte, ci pagherei meno per le cure. Dai, facciamo così. Gli diciamo alla volpe che abbiamo fatto. Domani prendo un'altra richiesta ed eventualmente entriamo direttamente. Hai chiamato la volpe con l'ema desiderio che hai esaudito, probabilmente preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che hai esaudito il desiderio scritto sull'ema. La volpe sembra vivace. E vai! Evviva, viva, viva! Soldi! La volpe osserva la cassetta delle offerte e sembra soddisfatta. Se si venisse a sapere della benevolenza del santuario, verrebbero più persone a donare delle offerte. Percepisce la gratitudine della volpe. A me fa straridere ogni volta come ci guarda con quella bocchina aperta, mamma mia. L'affinità della volpe ha raggiunto il livello 4 e il remite è migliorato. Dato che il tuo legame con la volpe si è rafforzato, ti farà uno sconto per i suoi servizi all'interno della TV. Hai passato il tempo con la volpe. Allora, sì, effettivamente potevamo già entrare, però a sto punto, visto che avevamo modo di completare la richiesta del cane, l'abbiamo completata, perlomeno siamo a posto. Bentornata a casa. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Il regalo dei grandi affari di Tanaka è arrivato. Amrita soda. Wow. Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Penso che lo farò. Intanto raccogliamo gli ortaggi, perché la signora ha bisogno della verza. La madonna. Sembrano buonissime, ti aiuto a raccoglierle. Abbiamo raccolto le verdure, credi che ne cresceranno altre? Ma speriamo. Tanto io ti giuro, lo sapevo, nel momento in cui ho messo quel cavolo e la signora me ne ha chiesti tre, io sapevo che me ne avrebbero dati due, lo sapevo benissimo, lo sapevo fin dall'inizio. Te, mettiamo la paprika a sto giro. Avanti, crescete, ho voglia di verdure buonissime. Lo so, Nanako, hai piantato la paprika mura. Che bello. E ok, e con questo siamo a posto con Nanako. Beh, allora, andiamo dritti dritti all'ospedale, dai. Così almeno ci pagano anche 5.000 yen. Vuoi lavorare all'ospedale? Sì, hai deciso di lavorare all'ospedale. Ah, che bello. In una stanza vuota dell'ospedale municipale di Naba. Sei impegnato con le pulizie della stanza liberatasi di recente. Hai la sensazione che qualcuno ti stia osservando. Decidi di far finta di nulla e continui le pulizie. Il tuo coraggio è aumentato. Ara ara. Ti giuro, me lo aspettavo partisse davvero la rara. C'è qualcun altro? Oh, sei tu, lo studente lavoratore. Vedo che ti stai impegnando. Scusa, non mi sono presentata. Sono Sayoko Uehara. Piacere di conoscerti. L'infermiera sembra gentile. Quando finisci, passa in infermeria, ti offro un caffè caldo. Sta scherzando. Allora, io già ho pensato male al caffè caldo, perché in inglese hot coffee è un termine che, diciamo, significa effettivamente quello che la gente potrebbe pensare di voler fare con la suddetta signorina. Ma noi siamo talmente stupidi e non capiamo. Ho sentito che vai al liceo. Wow, sei carino. Che pelle liscia. Ehi, sai dove voglio arrivare, vero? Signora, siamo in una stanza vuota. Tranquillo, non lo saprà nessuno. Se proprio insisti. Scherzavo, per ora almeno. Mi piaci. Quando verrai a lavorare di nuovo, mi organizzerò con i turni. A quanto pare anche in una cittadina come questa c'è qualcosa di interessante. Percepisci un affetto malizioso da parte di Sayoko. È il diavolo. 100% è il diavolo. 100%, non ci metto neanche la mano sul fuoco.
vediamo. Lo sapevo. Io sono te, tu sei me. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano diavolo. Chissà cosa fa la carta del diavolo nella... nel coso mistico quando peschiamo le carte. Magari non c'è neanche. L'infermiera è il diavolo. Il diavolo, perfetto. Ci vediamo presto. Mamma mia. E che rimorchione che siamo. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa. Hai guadagnato 5.000 yen. Allora, d'altro canto, ha senso aver preso, diciamo, questa serata per fare anche questo confidant? Io. Ehi, buongiorno. Entriamo nella TV oggi. Hai visto le previsioni? Dico che questa pioggia non durerà. È da un po' che non si alza la nebbia. È la nostra occasione per prepararci. Esatto. Già, insomma, quello che si vuole spogliare non è la vera Rise, vero? Ma voglio dire, non dovremmo affrettare le cose, giusto, capo? In realtà, entriamo oggi e fine. Fine della questione. Per oggi le lezioni sono finite, sì. Effettivamente, cosa succede quando entriamo dentro la TV con la pioggia? Tanto loro, piove, non fanno niente, il venerdì Yumi non c'è, non abbiamo molto altro. Ah, ma aspetta, ciao. Che c'è? Sono occupata. Chiedile di uscire, non fare niente. Beh, oddio, posso farlo. Beh, però scusami, se gli chiedo di uscire vuol dire che è un altro arcano questa. Sicuro? Eh? Con te? Ah, ti fissa interessantemente. Come vuoi, dovrei saltare le tue lezioni pomeridiane la prossima volta. Dovresti saltare le tue lezioni pomeridiane la prossima volta. Ce ne andremo lontano da qui. Grazie al tuo incontenibile coraggio sei in grado di sgattaiolare fuori dalla classe. Ti inviterò a venire con me quando mi va. Ok. E il fratello di quell'altro invece stasera non c'è. Stasera, oggi pomeriggio non c'è. Perfetto, passiamo magari un attimo dalla volpe. Non mi ricordo se con la pioggia la volpina c'è. Ma nel caso ci fosse, ci prendiamo anche questa richiesta e entriamo dentro la TV. Volpina, ci sei? Ti sei assicurato che non ci fosse nessuno? Hai chiamato la volpe? Piccolina, viene anche con la pioggia. È lì già il dovere, almeno lei. La volpe ti ha portato un ema con un desiderio scritto sopra. È scritto con i caratteri grandi e irregolari, opera di un bambino. Dio fammi avere degli amici. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca la sua in sua vece il desiderio scritto sull'ema. Forse spera che esaudendo i desideri, sì, accetti la richiesta, certo. Numero 10. Yip. La volpe sembra felice. Perfetto, quindi bimbo triste, amici tanti. Peccato che non è oggi la sua giornata fortunata. Andiamo da Juness, che effettivamente... non... oh, aspetta la signora. Ecco lei, signora. Il cavolo di Raya. Oh cielo, che cavoli enormi. Sarei anche giovane, ma sono colpita. Grazie, signora. Ci sono, perché in cambio non prendi questa? È perfetta per scavare. Una pala aguzza. Che splendidi cavoli, coltivati ai Nabba per giunta. Quando il nonno li vedrà sarà felicissimo. Ora vado a preparare la cena. Devo fare qualcosa che sia all'altezza di questi gioielli. Come potrei prepararli? Fritti, sott'aceto, ripieni? Anche una semplice julienne di cavolo non sarebbe male. Brava signora, fammi vedere questo oggetto. La pa... allora, peccato per la spada mistica. Perché probabilmente se non l'avessimo presa, questa qui sarebbe stato... e autotar... però cavolo, aspetta. Non è male allora. Questo non ha nessun bonus, però sono 20 punti in meno. Per il momento lascerei stare. Anzi, aspetta, già che ci sono, mi sono ricordato. Torniamo un attimo a scuola. Andiamo nei laboratori. E tu? Che problema hai? Ancora tu? Oh, ehi, ho un'altra richiesta se ti va. Ah, di che si tratta? Potresti usare i tuoi agganci per trovarmi un minerale d'argento. Beh, ecco, non esattamente un minerale, un blocco d'argento. Potrebbe essere complicato trovarlo. Ti ricompenserò naturalmente, qualcosa di introvabile nei negozi. Che ne pensi? Posso contare su di te? Va bene. Ehi, grazie, scusa se ti faccio sempre queste richieste assurde all'improvviso. Come fosse l'unico poi. Allora. Eccolo lì, il ragazzo che voleva la spada. Diamogliela, almeno completiamo la richiesta. Se vuoi un moccio in cambio, portami una Yai Katana. Hai bisogno di qualcos'altro? Ma è Yai Katana, è fantastico, è leggero e facile da maneggiare. Ti prego, ti supplico, per favore, scambia quel Yai Katana con l'arma che ho realizzato. Certo. Hai scambiato l'Yai Katana. Davvero? Grazie mille, non si accettano restituzioni. Oh, non ti ringrazierò mai abbastanza, continuerò a fare del mio meglio. Allora, io in realtà ho pensato che la Zweihänder fosse oggetto di un'altra sua richiesta, quindi ci fa un altro scambio. Quindi vediamo, ecco, esatto. La Zweihänder ormai non ci serve più, piuttosto che venderla, certo. Una bandiera da tifo. Ottimo.
hai qualcos'altro? Quindi questo qua realizza armi, diciamo per così dire, in cambio appunto di altri oggetti che abbiamo fatto. Beh, il mocio 3 di agilità, se non avessimo già di meglio, sarebbe stato anche buono. Quindi andiamo da quello del club di pulizia e diciamogli che abbiamo tutto. Magnifico! Mocio uniforme delle pulizie esistono per una ragione, e una soltanto, pulire. Infatti sono la dimostrazione della tua volontà di condividere la passione del nostro club. In realtà no, ti meriti assolutamente un dono, una reliquia tramandata da anni, una scopa di bambù. E vai, che la tua passione non si consumi mai, tramandala a un tuo compagno o compagna che verrà dopo di te. Evviva! E quindi scusami se... se vendessi la tua... cos'era? Scopa di bambù ti offendi? Agilità 4 addirittura, madonna mia! Detto questo, andiamo in città, andiamo da Junes, che effettivamente è la prima volta che andiamo da Junes con la pioggia. Vediamo dove si ritroveranno. Ah, sotto il tendone c'è la volpe seduta qui accanto. Tutti pronti? Oh, la volpina, donna mia. Entriamo nella TV, dai. Se lavoriamo insieme andrà tutto bene. Brava sorella. Ah, siete tornati. Ehi, sensei, a quanto pare hai trovato qualcosa. A proposito, quanto vuoi adesso? Non ti servo. Volevo vedere. Vediamo invece se c'è qualcosa di oh, di nuovo. Volevo vedere se oggi c'era qualche previsione per le fusioni. C'è qualcosa di diverso, non c'è traccia di Marie, c'è un altro foglio scritto per terra. Sì, sì, sì. Kimi wa atashi o koroshita. Kimi wa satsujinsha desu. Shizuka na hohoemi de. Ochitsuita koe de. Aha. Fukai iro no hitomi de. Hanikanda yubisaki de. Questa però non sembra tanto una poesia, sembra più una confessione o un ricordo. Beh, oddio, l'ha detto in inglese, non l'ha detto in francese alla fine, però vabbè dai, diamo un po' di... Adesso apparirà Marie? Deve essere un'altra delle poesie di Marie. Ah! Nonna no! Perché? Perché sta succedendo tutto questo? Cosa ci fa qui questa roba? Ad ogni modo, smetti di leggerla! Continua a farlo, ti marciranno gli occhi, andranno in putrefazione e ti pentirai amaramente di aver letto le mie cose. Ti odio, farò butto schifoso, smetti di leggere! Marie paonazza dalla rabbia. Non ha alcun senso, non lascerei mai qui queste cose. Marie torna a sedersi, ancora confusa. Ci sono due potenziali cattivi che potrebbero aver fatto questa cattiveria. Quindi, boh. Oggi è la prima volta che siamo nella stanza di velluto che piove. E siamo anche all'interno di questo mondo quando piove. Io non so se cambia qualcosa mentre piove. Lo scopriremo oggi. Vediamo le previsioni. Non c'è nulla, a parte il bonus alle statistiche, domani uguale. Posso fondere qualcosa oggi? In realtà non penso di avere nulla di interessante. Ci siamo, Teddino. Hai scoperto qualcosa su questa Rize-chan? Beh, vai. Fai tu. Sì, potresti provarci anche con lei, Teddy. Adesso ci porta a tutt'altra parte. È un nightclub. Vediamo. No, peggio. È un host club, che più o meno siamo lì, Carino. Come ambientazione carina. Vediamo. Oh no. Strip. Un locale di strip. Strip? Oh, Teddy. Esatto. Dio mio, menatelo, per favore. No, nessuno ti ha proprio ascoltato. Qualcuno gli dica di stare zitto. Esatto. Shimashima te? Gomen, nano?
Grazie. Esatto, finiamola qui, Teddy. Se si potesse ti abbandonerei in autostrada. Avete individuato la posizione di Reese e non resta che salvarla. Dovreste prepararvi al meglio per assicurarvi che il salvataggio fili liscio. Allora, dobbiamo fare la squadra. Presto le cose si faranno pericolose, ma abbiamo ancora del tempo. Sensei, credo che sia meglio spicciarsi. Abbiamo tempo, meglio se ti muovi, va bene. Allora, la squadra. Visto che abbiamo lasciato lei fuori l'altra volta, io farei che lascerei giù Yusuke a questo giro, perché è quello che c'è da più tempo nella squadra e quindi non ha, diciamo, bisogno di livellare più degli altri. Lui perché è più indietro e lei perché, beh, potrebbe curarci, quindi ci serve. Andiamo. Buona fortuna. Oh, carino il vestito. Questo odore, questa atmosfera, mi fa battere forte il cuore. Dio mio. Allora, siamo bellissimi perché questo vestito in questa zona ci sta da Dio. Però Kanji con quel banco, no. Ah, aspetta, a proposito di Kanji e cazzate varie. Cioè, non era Kanji che puntavo. Abbiamo una nuova arma. Esatto, il disco volante. Voglio vedere cos'è, ti giuro. Mentre per CIE non abbiamo ancora nulla, va bene. No, dai, non è un disco volante, è un frisbee. Porca troia. Ma, ah, ok, sono porte queste. Mamma mia. Allora, come posto mi piace. E il vestito ci sta da Dio, mi piace un sacco che abbiamo gli occhiali tutti neri. Sì, 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 vi aiuto. Però quando tocca a me, nessuno mi aiuta mai. La spada mistica mi piace. Sti nemici fatti di DNA, carini. Però mi sa tanto che sarebbero deboli al vento. Quindi... ho sbagliato, non volevo fare lo sprint. Vabbè, meglio, sono morti. Oh, ma sei invisibile allora. Dio mio, quel frisbee. Vabbè, vai. Ammazzali. Alla prima, già il primo nemico che troviamo subito mano arcana, così. Però ho appena notato che Kanji c'ha un sacco di vita. Kanji c'ha veramente un sacco di vita per essere arrivato da poco. Allora, potestà già ce l'abbiamo. Io farei punti esperienza, vediamo un attimo quanto ci danno in questo dungeon. Due di bastoni, 300 qualcosa per tre nemici. Ok, sì, ha senso aumentare i punti esperienza. Sì, vi aiuto a tutti. Lo striptease, tra l'altro, si chiama Mariukyu. Mi chiedo se abbia un qualche tipo di significato. Allora, dicevo, vabbè, questi sono deboli, potrei anche lasciar perdere. Ma sì, dai, ammazziamo. Bravo, ottimo. Ah! Fanculo, aspetta Kanji, almeno tu occupati dell'altro. Ottimo. Ah, speravo rimanesse a terra, vabbè. Speravo di in mano arcana comunque. Va bene, 300 punti esperienza per sti cosini fatti di schifo. Si può fare. Tanto questi per il momento sono relativamente deboli. Posso anche ucciderli solo coi colpi così e non sprechiamo i punti magia. Non ci sprechiamo per nemici così stupidi per il momento. Poi ovvio che se dovessimo avere difficoltà i punti magia non ce li leva nessuno da toi. Il primo forziere e lo vedo tremare. Perché ho paura se è un mimic? No, semplicemente in questa zona si muovono. Sì, ti do una mano. Sai cosa? Che dopo aver giocato a giochi alla Dark Soul, vedere forzieri del genere ti fanno sempre pensare male. E la madonna, ma quanta gente c'è in questa zona che sta mandando le richieste d'aiuto? Mi sa che ci stanno giocando tutti oggi e che sono tutti in questa zona. Oh, carina questa. Fantastico. Vabbè, almeno sono deboli. Ma dai! Ci ho sperato in un critico. Bellino questo. Questo mi è piaciuto come ombra. Vediamo. Ok, dai. Per questo giro ci sto. 1 e 2. E aumentiamo ancora la forza come statistica. Ok. Sta spada però di estetica è veramente bella. Veramente... ci sei ancora tu! Fermati! Presa! Spero di avere... spero di avere gli oggetti. Aspetta, spero di averli. Sì, ce li ho ancora, perfetto. Ah beh, ottimo, almeno posso vedere a cosa sono deboli i vari nemici senza dover sprecare punti magia.
Ok, blocca il ghiaccio, fantastico, sei un pezzo di merda, lo sai? Perché ho il dubbio che questo, queste mani qua in questo dungeon resistano agli elementi? Lo sapevo. Lo sapevo, resiste agli elementi. Alle magie più che altro. Beh, guarda, mi rendi solo il lavoro più facile, ciccio. Madonna mia. Sta spada qua è buona, ma già è il terzo attacco che manchiamo. Fantastico. Allora, aspetta, qual è l'attacco più forte? Leggero a tutti, leggero a tutti, dai. Allora, a parte la difesa che le mani dorate hanno, penso che sia relativamente facile. Nel senso, in questo dungeon mi sa che è il dungeon più facile dove... dove farli fuori. Ottimo. Allora, aspetta, mi serve un'abilità che colpisca di più. Fino a due volte chance di paura. Vai, ammazzala. Falla fuori. Ok, vai. Mi sa che questo è il dungeon più facile per far mai punti esperienza con le mani dorate. Se solo fosse possibile attaccarli. Ti giuro che se scappava, mamma mia. I porconi che tiravo. Come mancato. Mamma mia. Oh, e finalmente. 2700. Va bene, non male. Non male, non male. Forza, resistenza, agilità. Kanji, livello 33. Kanji è, diciamo, la versione 2 di Chie. Sono tutte e due attaccanti fisici. Possono usare le magie, ma ne vale relativamente la pena. Ah, perfetto, abbiamo già trovato le scale. Quindi la via dove stavo andando era... mi portava a nulla, forse a un forziere. Ok. Mi piace che nei vari dungeon che stiamo affrontando ci sono praticamente tutti... tutti i pezzi degli scacchi. Grazie, Cie. Sta spada fa veramente cagare. Mamma mia. No, o forse è semplicemente lei che è bravissima a schivare gli attacchi fisici. Ok, resiste agli attacchi fisici. Ok, va bene, iniziamo a provare le magie allora. Perfetto. Bravo Kanjo. Dio mio, se gli tiravi, se gli tiravi un critico ti davo un bacino. Ti davo un bacino se gli tiravi giù un critico. Ecco qua, a posto. La cosa buona di questo gioco, del 4 in particolare, è che se tu trovi già le scale, basta che fai un tasto e ti puoi teletrasportare, quindi... Sì, ti aiuto. Quindi nell'eventualità che appunto adesso volessi finire di vedere cosa c'è in questa zona, mi basta poi schiacciare un tasto e posso proseguire lo stesso, senza dovermi rifare la strada. Perfetto, mano arcana, vediamo cosa otteniamo. Livello abilità non è male. Peccato, avrei voluto prendere più carta. Questo giro c'era della bella roba. Forziere? C'è un... una pedana di striptease. Vabbè. Vediamo. Oggetto curativo. È saltata fuori un'ombra. Va bene. Ci ho sperato fossero le mani. Ci ho sperato. Vabbè, non importa. A questo momento Chie e il protagonista sono quelli che fanno più danno di tutti a livello proprio fisico. Immagino che Kanji abbia un po' da recuperare. Pesca nuove carte. Beh, perché no? Ok, però una nuova persona l'abbiamo ottenuta, dai. Almeno quello. Vediamo, Yomotsu Ikusa. Statistiche molto basilari. Niente di che. Ok, sarai elemento di fusione. Piano successivo. Sensei, stai bene. Penso che tutto questo rosa mi stia dando la testa. Perfetto, Yukiko è salita di livello. Ottimo. E impara Maragion. Sì, madonna mia, quante richieste d'aiuto. Devono... mi sa che sono tutti in questa zona oggi. Mi sa che tutti stanno giocando adesso. Vai, iniziate a spaccare sti occhietti, va. Mamma mia. Che poi lo so benissimo che usare Yukiko per attaccare è stupido. Però, cioè, nel senso, in questo momento, finché sono nemici del genere, non mi spreco neanche a usarle le magie. Cioè, li faccio fuori facili. Via. A parte il fatto che li continuiamo a mancare, però va bene. Quello è un altro discorso.
Qualcosa in te è cambiato, Star. Osè è salito di livello. Potenziamento veleno. Non che lo utilizzi, però se lui ce l'ha potrebbe essere interessante farlo. Ecco te, dai, proviamo ad usarlo. Nel caso funzionasse. Osè in Persona 5 l'ho preso per il culo perché era molto spesso utilizzato per alcune missioni dei Memento. Però qua sembra veramente bello tostino. Sembra mica male. Quella, madonna. Fantastico. Perfetto, altra mano arcana. Vediamo. Ok, non male. Sì, direi che è la scelta migliore. Dobbiamo comunque mantenerci in forza per la scalata. Non tanto per il dungeon in sé, perché bene o male possiamo uscire quando vogliamo andare dalla volpe. Abbiamo gli oggetti curativi, siamo a posto. E la madonna, ma quante richieste d'aiuto oggi. Però se almeno possiamo evitare di usarli e ci possiamo curare in questo modo. Fammi solo vedere una cosa di Kanji. Ok, sì, gli abbiamo già dato la roba migliore. Però mi sembra strano che faccia così poco danno. Ed ecco qua la nostra prima ombra rossa e il nostro primo forziere grosso. Oh, ma guarda, il poliziotto è diventato un detective e qua ci sono altri sassi. Mi chiedo se i sassi siano sempre deboli al vento. Potrebbe essere una trappola e potrebbero riflettermelo addosso. Potrei andare sul sicuro e fare un attacco divino effettivamente. E a proposito, aspetta, stavo contando questa cosa. Dovrei provare invece a tenere Samael oppure Izanagi per l'eventualità che mi esca fuori un evolvi abilità e per puro culo mi aumenta schiva vento. Oppure Megiddo, che me lo fa diventare Megidolan. Non sarebbe male. Comunque, stavo vedendo se avevo una persona di vento, ma mi sa di no. Fantastico, siamo senza vento. Abbiamo solo lui. Vediamo, testiamo almeno se è debole al vento. Ovviamente no. Va bene, proviamoci, tanto vale. Ok, il poliziotto ce lo riflette. Debole al fuoco, fantastico, ma riflette il... Aspetta, quindi riflette sia il ghiaccio che il fuoco? Madonna mia. Vabbè, ammazziamolo di botte, vai. Bravo Kanji, bel colpo. Ok, poliziotto, dobbiamo stare attenti. Vediamo. Sì, 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 tieni. Un abito viola. Vabbè, risposta fisica. Brilla tanto da far male agli occhi, più solido di quanto sembri. Oh, per due punti. Anche se, fermi tutti, forse sarebbe meglio metterlo al protagonista. Non per cose, ma perché c'è il tasso di elusione più alto. E se noi possiamo resistere a un colpo fatale, un qualsiasi colpo che potrebbe metterci in pericolo, è meglio che un nostro compagno per il momento. Un nostro compagno lo possiamo riportare in vita. Se moriamo noi è fine. Perfetto, siamo saliti noi di livello a questo giro. Di nuovo ste catene. Basta. Questo è terrorismo psicologico. È terrorismo psicologico farmi sentire quelle catene continuamente. Perché io che conosco il gioco so cosa mi può aspettare. Qualcuno che invece gioca per la prima volta dice: che cazzo sta succedendo? Sai che... Ancora, ancora sto rumore di catene. E sto pensando che tutte queste richieste di aiuto potrebbero essere proprio dovute a quel rumore di catene. Potrebbe essere che in questa zona... Perché l'ho sentito 4 volte di fila. Potrebbe essere che in questa zona il Reaper spawna molto più facilmente. E la madonna, ma che sfiga. Ma dai. Ma dai. Ti sta troppo bene, cretina. Ti sta troppo bene. Ma che palle. Quando mai. Allora, calmi tutti. Vabbè, tu provaci. E noi andiamo di Megidova. Che poi è considerato attacco nucleare, non divino. Ah, fantastico. Quindi quello status ti impedisce di attaccare in qualsiasi modo. Che sfiga. Vabbè. Dobbiamo stare attenti a quello status lì. Dobbiamo stare attenti. Una spilla della neve aumenterà probabilmente l'attacco di ghiaccio. Secondo voi quanti piani ha questa zona? Madonna mia. Vedere un'ombra all'angolo cieco e non sapere cosa c'è dopo aver sentito un rumore di catene è terribile. Secondo me questa zona ha 13 piani.
forse 12. La butto lì, forse 12, dai. Perfetto, visitato tutto. Piano successivo. Come al solito, terzo, quarto piano, succede qualcosa? Lo sento, sento qualcosa, il mio naso ha captato qualche indizio. Vediamo, vediamo se il tuo naso ha ragione. Dicevo, è il simbolo del nucleare, non è divino, però, scusami, danno divino medio. Vabbè, allora, io intanto attacco il poliziotto, che è quello un attimo... Complimenti, Cie. Vediamo se resistono. Lo sapevo. Comunque, vai. È esattamente quello che volevo fare, questo. Volevo una mano arcana. Non me ne stavano uscendo da un pochino. Mi fanno ridere a volte ste entrate così in posa. Però, mano arcana. Speriamo in bene. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa. Nessun oggetto, due in più. Beh, oddio, vai, assolutamente, chi se ne frega degli oggetti. Sinceramente, mi cambia relativamente poco. Che poi, vabbè, magari mi dava un oggetto curativo, queste cose qua. Non è che è impossibile da trovare o non appariranno più nemici, cioè, dai. Sì, tieni. L'odore arriva da qui. Vuoi scostare la tenda? Ma certo. Tanto sarà Rise che presenterà, esatto, il suo programma televisivo. Ovvero, sentiamo. La sua faccia è incredibile. La sua faccia è incredibile, però. Dio mio. Sì. Da dove vengono tutti questi applausi? Esatto. Perché c'è gente che la vuole vedere. Ma più che altro non è mezzanotte. Scusami, sto programma non si vede solo alla mezzanotte. È quello che non capisco. Arkyun? Cos'è? Cos'è sto mostrone? Vai Kanji, corri. Più che altro peccato che nell'overworld non vediamo esatto i vestiti che gli equipaggiamo. Peccato. Sarebbe stata una bella scena vedere l'FBI che cerca di fermare una ragazzina che si vuole denudare. Insomma, è come guardare l'account Instagram di una dodicenne. Scusatemi, non lo farò mai più. Ma guarda, Yatagara su blu a questo giro. E intanto meno Yamanti. E vediamo gli uccelli. Ok. Niente di cui preoccuparsi, insomma. Bocca di fuoco. Niente di che, ok. Però Kanji è salito di livello, almeno quello. Finale tragico, sembra una bella mossa. Ok, cosa sei tu? Ares, bello questo, mi piace. Prenderei punti esperienza extra. Mi chiedo a quante richieste d'aiuto io sia al momento. Vediamo, altro forziere, altra richiesta d'aiuto. Io le mando e condivido anche le richieste d'aiuto. Poi recip del coraggio. Recipiente del coraggio, riduce la probabilità della paura. Ok, carino. Un leone su ruote. Oh, assorbe. Interessante. Speriamo che il fuoco faccia qualcosa. Addirittura. Meno male che abbiamo Megiddo allora. Credo siano deboli ma assorbano un sacco di cose. Credo siano deboli ma assorbono probabilmente molte delle magie. Dovremmo provare con tutte, ma abbiamo Megiddo per il momento. Posso stare un attimo tranquillo, perlomeno. Perfetto, mano arcana. Vediamo se ci esce fuori qualcosa. Ok, niente di eccezionale. Però, livello su, dai.
ci può stare. Avrei voluto prenderlo, però sinceramente, se posso avere dei bonus direttamente alle persone, meglio puntare a quelli. Oh, di nuovo il leoncino. Giusto per amor di causa, voglio solo vedere a cosa eventualmente è debole. Se è debole a qualcosa. Guarda, mi sa che assorbe tutto lo stronzo, eh. Mi sa che lo stronzo qui assorbe tutto. Eh già, è proprio uno stronzo questo. Il fuoco già l'abbiamo provato, ci manca solo il fulmine. Controlliamo, per carità, già ci siamo. Allora, è un cri... Oh, è debole al fulmine, solamente al fulmine. Ok, almeno già lo sappiamo. C'è lui che ci serve, però prendiamoci le cose utili per il momento. Avrò tempo per prendere su anche le persone. Ok, quindi c'è un ruotaleone che è debole solo all'elettricità. Dobbiamo ricordarcelo. Perfetto, anche ci è salita di livello. Macchia nera. Danno fisico medio a un nemico. Ed ecco le scale, proseguiamo. Senti le voci provenire da qualche parte. Buonasera mondo, sono Risette. Grazie per essere degli spettatori così affezionati. Sono stanca delle diete, basta da con la palestra. Meno male che c'è qualcosa che persino io possa gestire. Un OnlyFans? Sto scherzando ovviamente. Ne ho abbastanza di questo posto, mi sento male. Mannodoro. Stronza, fermati. Brutto bugo da spoleno. Dai! Fermati lì dove sei! Presa! Oh, meno male! Meno male, ok. L'antico? Cosa cazzo è l'antico? Comunque, sembra che sia debole solo agli attacchi fisici, quindi... Allora, aspetta, io attacco col fisico a questo giro, però... Vorrei tentare una cosa, giusto? Curiosità. Madonna mia, Cie! Neanche il tempo di finire la frase. Complimenti. Morto? Vai. Ti prego gioco. Ah, c'è un altro nemico. Dicevo, ti prego gioco, dammi più punti esperienza. Dammi la carta che mi moltiplica l'esperienza. Te ne prego. Ti prego, dammi la carta. Stronzo. Madonna, mi fa ridere. No! Non è andato, sai perché? Perché c'era questi uccelli del cazzo. Avevamo una mano arcana garantita con un bonus sicuramente buono. Che palle, vabbè dai. Almeno l'abbiamo uccisa, almeno su quello possiamo andare tranquilli. Che palle, Dio mio. Per una volta che... Già le scale? Questo vuol dire che qua tutto attorno è zona opzionale con qualche sicuramente forziere opzionale. Potrei andare avanti, tanto che ci frega, possiamo tornare quando vogliamo. Tanto rifarò su e giù più di una volta per livellare, sicuro. Sensei, stai bene? Perché non ci fermiamo qui per oggi? Mi gira tantissimo la testa. Oh, sei arrivato fin qui, significa che sei un mio fan. Davvero, Risette felicissima. Visto che ti sei dato tanto da fare, forse dovrei fare qualcosa di speciale per te. Ma non qui, ti toccherà dimostrare il tuo amore un pochino più a lungo. Ti aspetto. Oh, sensei, mi darò da fare ancora di più. Oh no, sono un simp. Sai che mi sa che ho capito perché c'era così tanta gente? Ci sono un sacco di mani d'oro, è già la terza che troviamo queste. Muori per favore. Ma vaffanculo. Mamma mia. Che ti odio io, ti odio. Tanto lo so che lo blocca il fuoco però. Anche lui blocca il fuoco? Furbo, comunque ecco quello che volevo provare. Volevo provare Megiddo. 252, la madonna. Allora, fino a tre volte. Medio a un nemico. Ammazzalo, ti prego. Un po' poco, Un po' pochino. Non scappare. Non t'azzardare a scappare che t'ammazzo. Aspetta, hai aumentato l'illusione. Ha aumentato l'illusione, meglio non rischiare.
ti giuro, se lo manca lui che è l'unico che dovrebbe beccare, porca puttana. Quanto lo sapevo! Quanto lo sapevo che sei stronzo! Non t'azzardare! Non ti azzardare mai! Mai più! Allora... No, sai che ho sbagliato? Oh, cavolo! Oppure ce l'ho? Riduce la difesa? No, non ce l'ho, cavolo! Speravo di avere... Kanji, ti prego, almeno tu. Adesso scappa, ovviamente. Ovviamente, madonna mia. Proprio madonna. Questi momenti alla Zeb, però. Io lo sapevo che nel momento esatto in cui aveva aumentato l'illusione. Che poi io volevo mettere la persona che aveva l'abilità di togliere i bonus. Ho sbagliato e ho messo i Zanagi. Madonna cara, proprio così. Marmorio proprio, madonna. Qualcuno mi ha chiesto perché ogni tanto ho sti momenti alla Zeb. Io lo faccio per tenere vivo il suo ricordo. So che non è morto, madonna mia. Resiste ai attacchi fisici questo, sicuro. No, strano. Dicevo, però è resistente. 71 è un po' poco. Dicevo, so che non è morto, però nel senso... Mi piace ricordarlo. Ci manchi, Zeb, torna da noi. Forziere con dentro un nemico. Ovviamente. E sono i bambini floreali. Vabbè. Un critico, qualcuno me lo tira fuori? Ovviamente no. Sto dungeon è quello più sfigato al momento. È l'unico che ancora non mi ha dato... diciamo tante mani arcane, purtroppo. Ed ecco quale scale. Proseguiamo. Forza, resisti. Manca poco. Faccio il tifo per te. Cosa? Cerchiamo disperatamente di salvarla. Ma lei fa il tifo per noi. Non so come sentirmi a riguardo. Confuso. Ecco come dovresti sentirti. Madonna Yukiko che se la ride per ogni cosa, mi fa morire però. Incredibile, siamo già saliti di livello. Fantastico. Oh, altro forziere, ma sai che mi sa che ho quasi finito le chiavi? Eh già, ne ho solo due. Abito viola. Ok, e questo già un premio. Ne è valsa almeno la pena. Oh, finalmente una cacchio di mano arcana, dai. Che sfiga che l'unico che abbiamo avuto era con le mani d'oro. Ed è apparso un altro nemico da dietro la schiena. Che sfiga, mamma mia. Allora, sì, direi che metà denaro ci può stare. E forza e HP. Anche se questo giro sono un po' pochi però. Più che altro sto mandando 10.000 richieste di soccorso, ma nessuno mi aiuta a me. Sto accettando tutte le richieste di tutti, ma nessuno aiuta a me, che stronzi. Probabilmente stanno farmando. Probabilmente, come dico, stanno farmando in questa zona. E quindi tutti mandano, ma nessuno... Nessuno ce la manda a noi. Che egoisti. Eccolo, mano d'oro. Eccolo, di nuovo. Non ti azzardare, pezzo di merda. Fermati lì. Fermati. Presa. Speriamo che non ci sia nessuno dietro. Subito, subito, Megiddo. Spaccagli con la faccia da merda. Dobbiamo subito sfruttare il nostro vantaggio. A tutti i nemici, vai. Così ce li togliamo subito dalle scatole. Ovviamente l'unico che dobbiamo colpire è l'unico che manchiamo. Fino a tre volte, vai. Ovviamente l'unica volta che deve fare un attacco da tre ne fa solo uno. Bravo. Ok. Lo sapevo benissimo che sarebbe successo. Ah, ma Samael c'ha già quel... Oh, sono stupido allora. Prima l'abbiamo fatta scappare per nulla. Fantastico. Tieni, col cazzo che ti lascio quel bonus. Te lo puoi scordare. Non t'azzardare a farmelo scappare. Bravo, 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 bravo. Tu sei un bravissimo uomo, sappilo. Però devi ucciderla per favore. Yes. E ora vai. Ti prego, un bonus arcano questo giro. Ti prego, gioco, fammi contento. Mi serve un bonus arcano, ti prego. Un critico, nessuno. Quando manca? Ancora?
Non mi sembra, cioè... ma che carino. Allora, mi piaceva di più la tigre. Però carino anche lui. Oh, ho sbagliato. Carino anche questo, è più marmoreo. È più tipo fatto di... tipo statua. No. Vediamo se sono deboli al fuoco. Non sono deboli al fuoco, ma perlomeno sono morti. Ah, che sfiga. Che sfiga. 8.900 yen, 3.700 punti esperienza. Perfetto. Qualcun altro? Ottimo, bravo Kanji. Basta, solo loro due. Peccato. Sì, sì, sì. Voi chiedete aiuto, io mando, ma nessuno risponde a noi. La storia della mia vita. Ultima chiave con una perlina. Questa a me un po' sprecata, purtroppo. Oh, una mano arcana quando non serve. Che bello. Carta abilità. Anche se, avendo puntato la magia, magari era meglio. Volevo vedere un po' le carte che abbiamo ottenuto, più che altro. Beh, qualche abilità interessante ce l'abbiamo. Niente di rotto per il momento, ma vabbè. Dubito che ci sia la carta di Megiddo, però. O Megidolano, o simili. Sì, 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 vi aiuto. Ma nessuno aiuta mai me. Wow, sono felice che siate venuti. Però mi sento un po' in imbarazzo. Quindi spengo le luci. Wow, ha spento le luci. Vuol dire che... ah, se sei... vuol dire che sto finalmente per diventare un orso. No, vuol dire che sei scemo. Mi chiedo però... Mano d'oro. Fermati. Puttana, fermati. Ci sta per condurre una trappola, lo so benissimo. Presa. Stronzetta. Tripla mano d'oro. Ma cos'è l'antico? Spossatezza. Allora, aspetta. Mi serve curarci subito. Cura ogni alterazione. Il capolo è fantastico, però ho effettivamente altra roba che posso usare. Curiamo noi. Kanji per il momento, sì, vabbè. Brava. Vabbè, ma non che mi aspettassi niente, eh. Non a questo giro. Perfetto. Se riusciamo a farlo un altro giro, sono finiti. Provo, ma ne dubito. Dubito che andrà a buon fine. E infatti. Sì, ti piacerebbe. Ti piacerebbe. Come se io vi permettessi di lasciarvela quell'abilità. Sì, che poi sono stato stupido perché ho voluto usare l'Amrita Soda per curare tutti quanti. Sono stupido. Vabbè, non importa. Annulla il bonus e le statistiche dei nemici. Via quell'illusione, te la puoi scordare. Io ci provo ad attaccare di nuovo. Ah, è andata a buon fine, incredibile. E di nuovo Megiddo, sperando di ucciderli tutti e tre. Da quando abbiamo... ti prego, dammi l'esperienza, ti prego. Quando mai? Vabbè, denaro. A questo giro facciamo gli avari. 27.000 yen, dai. Non male. Qualcosa in te è cambiato. Peccato, però non stiamo trovando quella che voglio, dannazione. Non stiamo trovando la carta che vorrei. Ovviamente non sarebbe mai apparsa, e lo sapevo benissimo, fin dall'inizio. Ah, qua sicuro, non me lo togli da nessuno dalla testa. Sono tutti qui a farmare le mani d'oro. Ne sono convinto, sempre di più. Le mani nere adesso. Ovviamente, non è apparso mana arcana fino adesso. Continua ad apparire ora. Perdi una carta ottenuta. Beh, oddio. Però facciamo così prima. Uno. Due. Ti prego, toglimi i soldi. Ma... no... non lo so. Ogni volta ste carte mi fregano. Ogni volta ste carte mi fregano. Io pensavo che una carta ottenuta si intendesse quella che avrei pescato, non quella che già avevo. Maledizione a te sto gioco. Ogni volta mi fotte continuamente. Bene, togliamo slime che abbiamo già un carro. Via, finalmente. Ci è salita di livello, perfetto. E siamo tutti contenti. Sai cos'è strano? O meglio, forse succede... solo nei dungeon che hai già visitato ed effettivamente avrebbe senso così. Praticamente quando stavamo facendo un po' di level up in live, ogni tanto in alcune stanze che erano vuote, quindi non c'erano nemici, appariva sia il compagno che era, per dire, stato lasciato a terra, e la volpe. In alcune stanze era casuale, ovvio. Oh, di nuovo lui, eh.
Non so cosa sia quel fumo, ma via tutti, morite. Dicevo, appariva il compagno e la volpe. Il compagno non mi sembra che tu possa reclutarlo, cioè nel senso non è che puoi cambiarlo durante il game, però la volpe ti poteva curare. Ovviamente qua non lo puoi trovare, a parer mio, perché perché qui ancora non l'hai visitato la zona, quindi giustamente quella persona non può venire dentro una zona che non conosce. Ha senso. Sarebbe carino trovarla la volpe, però al momento mi farebbe un po' comodo. Non che ne abbiamo bisogno, però fa sempre comodo una cura extra. Vediamo. Ah, di nuovo tu, eh. Quanto ci fai che è resistente agli attacchi fisici? Ma io ho un attacco divino, non me ne frega una sega. Sì, guarda, io posso andare avanti con col protagonista questo giro a spammare Megiddo. Andiamo sul tranquillo. Sappiamo al 100% che colpirà. Via. Senti delle voci provenire dall'altro lato. Sei qui, ok, fai quello che vuoi. Sei pronto, sensei? Vuoi spostare? No, dammi un secondo. Certo, mandate richieste d'aiuto, però intanto nessuno me la manda a me. Allora, curiamo tutti quanti. Ecco qua. Ovviamente noi siamo gli unici che sono rimasti senza SP, ma l'abbiamo fatta apposta, proprio perché così gli altri sono a posto e non devo sfruttare oggetti o troppi oggetti su di loro. Ecco, appunto, datemi una mano, ti piacerebbe. Ok, entriamo. È la mia prima volta, fai con dolcezza. Accende le luci, va bene? Ovviamente c'è dietro, esatto, il serpentone gigante. Cosa? Carino però. Predisposizione. Veleno, eh. Veleno. Detto questo, aumentiamo le chance di critico. Ma sì, perché no? Curae. Certo. Allora, detto questo, vediamo. No, non recarma. Mi servirebbe. Non abbiamo noi. Esatto, Amrita. Vai. Niente più veleno. Non che fosse necessario, però già ci siamo. Io vado e spammo Megiddo. Me ne frega niente. 79, eh? Resistente alla magia o resistente in generale? Mi sa resistente in generale lo stronzo, eh? Proverei però a vedere se abbiamo possibilità di qualche elemento. Non al ghiaccio di sicuro. Vediamo. Vediamo il fuoco. Perfetto. Vai. Spacca lo stronzo. Ovviamente sapevo che sarebbe resistito, però. Brave, bravissime tutte e due. Un attacco extra fa sempre comodo. Poetico il fatto che abbiamo colpito un serpente usando un drago. Poetico. Detto questo, noi abbiamo un attacco di fuoco, o meglio, abbiamo un attacco di fuoco di qualcuno che mi farebbe comodo aumentare di livello? Abbiamo Izanagi volendo. Ma sì, dai, mandiamo Izanagi. Anche se abbiamo Agi, non è potentissima, però perlomeno lo mandiamo a terra. E tra l'altro non so perché, ma io avevo la sensazione che quel serpente fosse debole al fuoco. L'avevo proprio... appena l'ho visto ho detto, è debole al fuoco, sicuro. E infatti non mi sbagliavo. E spero di riuscire a tirarlo... a tirarlo giù proprio con un attacco di fuoco. Almeno ci prendiamo il coso arcano. Che poi io dico coso arcano, però in realtà è un altro nome, continuo a confondermi. Ok. Dai, ti prego, resisti. Non morire. Non morire, per favore. Yes, dai che lo uccidiamo. Dai, 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 dai. Dammi le carte, dammi le carte. Sì, è morto. Andata. Perfetto. No. Contro le boss o le mid boss non ti danno il coso arcano. Che sfiga. Vabbè, anche oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo. E Kanji ha imparato sicuramente qualcosa di nuovo. Più che altro non capisco. Vabbè, in realtà è colpa della sua arma. Cos'è questa travolgente sensazione? Delusione.
Non ho neanche potuto scegliere. Sono stato preso in giro. Torniamocene a casa, sensei. Oh no. Detto questo, beh, almeno qualcosa l'abbiamo appreso oggi. Ah, ma era anche una strada senza via d'uscita. Vuoi vedere che probabilmente in fondo c'era le scale, ma erano chiuse? Può essere. A questo punto non mi sorprende di nulla. Anzi, è probabile che in ogni piano ci sarà una stanza ipotetica in cui Rise si nasconde. E dentro quella stanza in realtà si nasconde una mini boss fight. Cos'è questa carta? Nessun effetto. Sai che mi conviene prendere la chiave. Siamo a corto. Comunque sai che mi sa che Teddy diceva davvero? Dobbiamo tornare veramente a casa? Ah già, scusami Yukiko, hai ragione. Stai per crepare, poverina.